Lifers, bentornati sul canale. Dato che è ufficiale, domani dovrebbero consegnare la nuova vasca, direi che è il momento di regolare le ultime cose, quindi mettere in bolla tutto il piano, stringere un po' di viti in modo da essere pronti ovviamente per ospitare la vasca. Non vedo l'ora, cominciamo subito. Molto semplicemente, set di brugole, perché ovviamente ho utilizzato solo viti a brugola per la struttura in alluminio, e livella, insomma una livella qualsiasi. Questa qua è una Tackle Life, andrà benissimo, per vedere appunto se il piano sarà in bolla. Quindi andremo a stringere le varie viti che ci sono, insomma, per regolare il piano, perché comunque non vorrei creare dislivelli strani, soprattutto su queste traverse qua. Quindi voglio sistemare prima questo e poi controllare se effettivamente abbiamo un piano perfetto. Se non è perfetto, vuol dire che il pavimento comunque si avvalla. Sì, quello è un melone. Vuol dire che il pavimento si avvalla. E andremo a regolare i piedini, che sono in 6 posizioni diverse, quindi c'è davvero da sbizzarrirsi per quanto riguarda le regolazioni. Ok, ci sto perdendo davvero tanto tempo, pensavo sarebbe stato un po' più rapido. Sembra stupido perdere tempo su allineare perfettamente un mobile, però se immaginate il peso che poi andrà distribuito su questo mobile, e il fatto che il peso che è distribuito su questo mobile sarà una teca di vetro, è facile capire che se immaginate il piano di fondo su questo mobile, se per caso questo mobile fosse storto, quindi immaginate un foglio che si piega leggermente, non serve tantissimo, serve un grado, due gradi, mano a mano che ovviamente si va a caricare il peso, tutta la struttura di vetro subirà uno stress perché sarà forzato ad essere storto. Il silicone ha ovviamente una protezione dal fatto che è morbido, quindi il silicone che unisce i 5 vetri dei nostri acquari un po' si adatta a quello che è questo difetto, insomma, che può essere dal mobile o dal pavimento, comunque da una sbagliata configurazione del mobile, però ha un limite ovviamente, e tutti i casi in cui una vasca si apre al 99% è riconducibile al fatto che il mobile non era perfettamente in piano. Hai finito? Sì, no. Niente, i bambini hanno deciso così stasera. Il mobile, bene o male, è già in bolla, quindi se volessi accontentarmi andrebbe bene anche così. Però siccome non voglio aver pensieri, una volta messa la vasca e l'acqua qua sopra, non voglio poi una mattina svegliarmi e dire ah cavolo, però non avevo sistemato quella vite. Sono cose che non si possono fare dopo, bisogna farle prima, quindi ci perderò tutto il tempo che ci dovrò perdere per farlo bene una volta e dimenticarmi e dare per confermato il lavoro che ho fatto sul mobile, che è perfettamente a posto, senza problemi e quant'altro. Come avrete visto su Instagram, se mi seguite, sono arrivate finalmente le magliette di Reef Pizza. Sono venute molto bene, mi piace molto, la grafica siede benissimo, sono molto belle. Le trovate per l'acquisto in descrizione nel video, qua sotto, insomma. Se cliccate sopra a Scopri di più, vedete, insomma, il link per poterle acquistare. Ovviamente poco guadagno che ricevo dalla vendita di ogni singola maglietta verrà utilizzato per il canale. Finalmente mi sono arrivate le prime cose per iniziare a impostare, insomma, la vasca. Avete già visto l'arrivo della vasca, ma insomma non sono ancora riuscito a portarlo a casa, insomma, tutto il vetro. Sono riuscito a portare a casa soltanto la Samp per il momento. Adesso vedremo come costruire questo, che è Forex, per creare una specie di vaso all'interno del reparto Samp, per evitare perdite e quant'altro, insomma, anche per evitare di rovinare il pavimento. Ultimata,
Quindi sono riuscito ad incollare tutto, mi ha aiutato ovviamente la mia ragazza, perché da solo è un po' troppo grande questo pezzo da incollare, quindi mi ha aiutato lei. Gli ripasserò un'ulteriore volta la colla, insomma, nelle giunzioni dall'interno, così giusto ad essere sicuro di sigillare qualsiasi perdita, e la posizioneremo sotto al mobile. Sono riuscito a portare in casa la Samp, come vedete è abbastanza ingombrante. Adesso proviamo insomma a dipingerla, perché ne abbiamo parlato e voglio farvi vedere come si fa. È la prima volta sinceramente che uso una vernice per farlo, ho sempre utilizzato delle pellicole, ma come sapete bene le pellicole lasciano delle bolle, e quindi voglio provare con la vernice e vediamo cosa succederà. Volute 4 mani con questo acrilico qua, 4 mani per fare il fondo, è venuto abbastanza bene, anzi a me personalmente piace molto. La finitura, come vedete, è un po' butterata, non viene proprio liscio, però è venuto molto bene, è del tutto coperta, non passa luce, quindi è tutto nero. Ovviamente all'interno è lucido, poi lo vedrete bene una volta che sistemeremo la Samp. Prossimamente, non credo questa settimana, riuscirò a portare la vasca e inizieremo a vedere il discorso vasca, quindi faremo, coloreremo anche la vasca ovviamente, come vi avevo già detto, capirete il perché di queste griglie, e poi parleremo del discorso insomma overflow e mandata. Questi qua sono il troppo pieno di Animal House e la mandata sempre di Animal House, me le hanno fornite. Il discorso qui diventa un po' più complesso sulla parte tecnica per quanto riguarda appunto il passaggio dell'acqua dalla vasca principale alla Samp e viceversa, quindi lo scambio tra il filtraggio e il display. Si tratta soltanto di alcuni semplici calcoli per capire quale deve essere poi la portata della pompa e il flusso che deve scaricare. Facendo due rapidi calcoli, poi approfondiremo settimana prossima, i due fori che ci saranno sulla vasca saranno entrambi scarichi, perché uno scarico solo non basta. Avevo questo dubbio, non l'avevo ragionato prima che i ragazzi iniziassero a fare la vasca, nessun problema, perché comunque va bene, posso utilizzare quei due fori come scarico e utilizzare una mandata esterna insomma senza foro nella vasca, nessun problema. E dovremo capire insomma quale scarico utilizzare. Insomma, questo di Animal House, come vedete, è da 40 mm, è fatto anche molto bene, però appunto ce ne serviranno due, quindi dovremo capire come fare questa cosa. Adesso continuiamo la Samp con le pareti che mancano, le due pareti che mancano da colorare, insomma quella che sarà dietro e da questo lato, e poi insomma posizioniamo la Samp finalmente sotto al mobile. Ok ragazzi, iniziamo con il rosso fluo sui lati. Cavolo è questo affare? A me sembra un verme. Ok ragazzi, posizionata la Samp, bene o male è già nella sua posizione finale. Mi piace molto il colore, abbiamo alla fine deciso di lasciare anche questo lato trasparente, quindi solo il dietro rosso fluo. Mi piace molto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate anche del rosso insomma.